Vogels laten weten dat ze de boom in bloei zien staan. Hun liedste mee, zo goed dat ik vrolijk ben en niet treurig kan zijn. God mogen haar eren die dat zalde bij mij losmaakt. Vanaf de overkant van Rijn, zodat mijn zorgen verdwenen, wel ik in een ver vreemd land ben. Van Veldeke, il primo scrittore in lingua volgare delle Fiandre. Vogliamo provare a cucinare e dedicarti una zuppa che abbiamo deciso di rendere un po' moderna, perché crediamo che tu sia stato veramente lungimirante e riconoscitore di epica, della lirica, di Virgilio, dell'Eneide. Quindi inseriremo degli ingredienti che sicuramente avrai provato anche tu, come per esempio l'orzo, che è stato il primo cereale addomesticato dall'uomo, le erbette, che sicuramente nei boschi dei tuoi luoghi si potevano incontrare, delle erbe aromatiche. Ma inseriremo anche due ingredienti che tu non avrai conosciuto, ma sicuramente ti sarebbero piaciuti, come per esempio la zucchina e il pomodoro, che arrivarono in Europa con la scoperta dell'America, ma che piacquero subito agli artisti come te. Cuciniamo una zuppa molto veloce, che sarà pronta in 35-40 minuti, partendo, come sempre per le zuppe, da un brodo vegetale a cui abbiamo già aggiunto un po' di curry, per cui non lo saleremo. I nostri ingredienti medievali di oggi sono orzo, verdure ed erbe aromatiche. Vi facciamo vedere l'orzo perlato, che è completamente raffinato, quindi viene privato sia della crusca che del germe e ha delle proprietà nutrizionali che si avvicinano al riso, mentre questo, che è quello che useremo, è orzo decorticato, quindi questo orzo viene privato solo della crusca e invece rimane con germe e endosperma. In questo modo manteniamo molte più vitamine, aminoacidi e minerali. I cereali, se possiamo, è sempre meglio mangiarli in versione integrale o semi-integrale, perché hanno un sacco di proprietà in più e fanno anche molto bene all'intestino e al tratto gastrointestinale. Questo orzo decorticato, come tutti i cereali integrali, è stato a bagno qualche ora, dopodiché in una trentina di minuti sarà pronto. Gli altri nostri ingredienti sono carote e sedano, biete estive, pomodori e zucchine. Iniziamo col inserire nel nostro brodo, che adesso è arrivato a ebollizione, le carote e il sedano. Nel frattempo trituriamo le nostre erbe aromatiche forti, che quindi mantengono sapore e proprietà anche in cottura. Abbiamo una salvia fantastica, questa è una salvia massima. Ci sono circa 900 tipi di salvia in natura, di cui 20 sono edibili e si usano in cucina. Potete sminuzzarle a vostro piacimento, a noi piacciono molto sminuzzate così non rimangono sotto i denti. Sono passati circa 5 minuti, mettiamo le nostre erbe aromatiche, mescoliamo e aggiungiamo le nostre biete estive, che hanno una foglia e un gambo un po' più sottile rispetto a quelle invernali, che abbiamo già tagliato. Abbiamo tagliato la foglia un po' più grossolanamente, il gambo un po' più sottile per questioni ovvie di cottura. Il gambo cuocerà un po' più lentamente.
questa zuppa non sarà una zuppa molto brodosa, perché stiamo andando in estate, quindi ci piace l'idea di avere una minestra un po' più secca. Sono passati altri 5 minuti e mettiamo il nostro orzo decorticato, che una volta che è stato a bagno qualche ora sarà pronto in 25 minuti. Non è vero che i cereali integrali ci impiegano un'ora, sono quasi sempre pronti in 25-30 minuti, chiaramente previa un ammollo. In questi 20 minuti in cui aspettiamo che il nostro orzo cuocia, tagliamo a pezzettini molto piccoli le nostre zucchine e i nostri pomodori. Questo le aggiungeremo gli ultimi 3 minuti, il pomodoro lo aggiungeremo proprio all'ultimo per dare un tocco di freschezza, perché stiamo cucinando una zuppa estiva. Questi ingredienti in inverno li possiamo sostituire con dei legumi o delle rape, delle verdure invernali, ovviamente con una cottura un po' più lunga. L'orzo che sta cuocendo nella nostra zuppa è stato il primo cereale utilizzato dall'uomo e coltivato, e per tantissimi anni è stato alla base dell'alimentazione dell'uomo, cioè appena dopo che l'uomo smise di nutrirsi di bacche e di vegetali raccolti. Abbiamo finito di tagliare le nostre zucchine per dare un po' di croccantezza a questa zuppa estiva, e adesso passiamo a tagliare i nostri pomodori. Tagliamo sempre a pezzettini molto piccoli, perché ci piace l'idea di sentire tanti sapori differenti. Insieme ai pomodori aggiungeremo un po' di prezzemolo e un po' di basilico. Questo tipo di erbe, che sono diciamo deboli o fini, vanno aggiunte il più tardi possibile in ogni piatto, perché altrimenti si ossidano e perdono proprietà. Sono passati quasi 30 minuti e adesso aggiungeremo le nostre zucchine. Le zucchine cuociono in un baleno. Il tempo in cui noi avremo tagliato le nostre erbette e le avremo aggiunte nei pomodori, che potete decidere se inserire nella pentola i pomodori o aggiungerli a ogni piatto. A noi piace di più aggiungerli a ogni piatto separatamente, perché danno più colore e perché non li vogliamo cuocere. Aggiungiamo un goccio d'olio extravergine d'oliva ai nostri pomodori. Ne potete aggiungere anche un pochino di più, noi abbiamo messo un cucchiaio, potete metterne anche due. Sono passati 35 minuti scarsi, 32, la nostra zuppa è pronta, perché noi vogliamo la zucchina croccante e anche l'orzo che abbia la sua consistenza, non che sia morbido, troppo pappetta. Spegniamo e proviamo la nostra zuppa. Assaggiamo questa zuppa. Diverse consistenze, diverse croccantezze. La zucchina leggermente croccante, che sta ancora cuocendosi nella zuppa bollente, la concasse di pomodoro che dà questa freschezza estiva, e tutti questi oli essenziali delle erbe aromatiche, anche l'orzo decorticato bio, è veramente buono. Caro Van Veldeke, il primo poeta delle Fiandre, il primo scrittore in lingua volgare.